Battistella? Silvia? Cos'è la Battistella? Devo chiamarlo. Sì, senti un po', Maddalena. No, aspetta, aspetta, senti un po'. Se l'affetto è mandarsi un bacio su WhatsApp, aspettarmi quel... più o meno, che mi appena attivo il traffico dati la mattina, se l'amore dissi CTM tramite una nota vocale, io non lo so fare. Perché lì al pulsante del cellulare a me trancia l'immaginazione. No! Lasciami parlare! Il nostro rapporto è piatto quanto lo schermo del tuo telefono. E a me non basta che tu mi faccia l'aggiornamento per stare bene con me stesso. Sai, il sesso su Skype non è godibile allo stesso modo. E io sono stanco di vederti tramite i selfie. Ho un bisogno che è più pragmatico. E se questa parola ti tace, ti dico... necessito la tua carne. Voglio sentire sulle dita di tua vena che pulsa vita, non la tastiera che dietro il ritmo di parole scritte in tutta fretta, che se le invio poi mi pento, se cancello senza aver copiato non li collo e perdo tutto, mi incazzo perché non ho inviato, allora stacchiamoci la spina. Vedi, siamo servi, dei servi, dei servi, dei server. E un computer non avrà mai quella cosa chiamata anima. Instagram non serve a riempire i nostri muri, le nostre mura, la grammatica prima, con le nostre foto di famiglia. È un posto in cui mi tagli su Facebook, è poca roba. Io voglio uscire fuori senza dirlo Google Maps. E mica esiste l'app per dirti quanto ti amerei anche se tu fossi offline. O che sono pronta a fare il login nella tua vita. Io voglio sapori, voglio odori. E se è il mio compleanno, che me li faccia tu gli auguri, tipo domani. E non che mi linki sul diario un video dove me li cantano degli orsetti scemi. No, io voglio la tua voce, voglio la pace che mi regali con la tua presenza, capisci? Voglio mettere in terra radici. Non dividerti tra le offerte di Groupon e le aste che perdi sempre su eBay, ma maturare un profilo di coppia che non abbia a che vedere con le mail. Io vorrei baci con le lingue e smetterla con le icone che... faccio il sufficiente per la registrazione del messaggio. Votare! Obbedisco tutti quanti, passando da un amico e lì avanti. Mi ha fermato la poesia e così sia. Ho soffiato il baronetto, ero oltre la misura, la patente, l'ho in prefettura. Così va in corrieretta dalla stazione a Maonetta per avere la revisione con sarà la sostaglione. Mi ricordo all'improvviso del vecchio biglietter pressionato avanti del tempo per far posto all'obliquer. Per non sbassarsi pure i costi, ma i nostri bocci resti e rossi. Noi verrei neanche la bocca, andiamo un croc sulla menocra se saltonsi su e onda per far sentare una signora tonda. Una vecchia con le borse alle spese, una paiolana con fiorette qualche mese, o un vecchio con bastone di canna o una vecchia falandrana. Una signoretta va in pensione, un fiacrota che la sfiala un po' il mon, la rola boa la fa una baleniera e ogni curva cambia fiera e la riesce a andare intera. 30 bocci stravacari, con cuffiette in tenerecce e con gli occhi stralunari, insieme neri come mone, resta là, non si scompone, duri e dre fa baccalà, non la cara neanche un fiore. Mi viene su una fumariola, ho la lingua che si smuove e che dica una tosioia, se tu senza educazione, non dovresti sta pure donna che sta in piedi per vocazione. La me barra con occhi più feroci dei pedocci, la me manda sui tuoi mona, se tu chiti spalonzon. Per fortuna questa figlia fai la te meditazione. Altri tempi e altri anni che vorremmo a schiaffon, che slevava pai puiane, variadine barbanane, che le morte vea e croste e le braio di tacon, ma con in testa cognizione fin sul colmo del calcon. Ma si pari a dire co, picche ronde par le strade e via le note a controllare. Noi varia dentro casa, vi sei a impostare. Il miracolo, votare e con la anche.
questa si chiama matematica delle relazioni. E visto che non capivo un cazzo di matematica, non si capisce un cazzo di questa cosa. Cade, porca troia. Scusate. Allora, l'amarsi è la ricorsione di un differenziale. È come la temperatura ottimale dell'acqua in doccia. Cioè, non un punto di arrivo, ma una ricerca. Il fulcro è il tempo, causa e cura di ogni cosa. Non certo lo spazio, perché se le urgenze comunicative di una donna sono direttamente proporzionali alla distanza tra di voi, lasciala, è tua madre reincarnata. E non temere il restar singolo, perché non funzioni cartesiano. Uno e uno, a volte danno uno, o infinito. A volte due e mezzo. Quando te lo puoi permettere anche 11, ma la maggior parte delle volte danno uno e uno, perché la compatibilità di un essere umano con un altro non è quasi mai commutativa. L'insoddisfazione è un problema sistemico e sistematico delle previsioni, non del calcolo. Purtroppo su questo piano il valore di una persona non è dato da coordinate, ma da quanto essa superi o non raggiunga le aspettative di chi giudica. È questione di limiti, considerare solo noi stessi come costanti, quando si sa che le persone non cambiano, al massimo imparano. Sono ripetitivo. Vabbè, è sbagliato quanto dimenticare che la colpa è sempre distribuita. Sappiamo tutti che in principio come pavoni ci lanciamo in operazioni e sommatorie, quasi a cercare di sembrare potenze, calcolando le probabilità di accoppiamenti, ma sottraendoci all'ultimo passaggio per paura di moltiplicarci. Ma poi il tempo semplifica, a volte risolve, altre non fa che dividere o rivelare irrazionalità e valori negativi. E perché funzioni nell'insieme, a noi varianti servono i simboli per capire le espressioni. La semplicità di un rapporto interpersonale è inversamente proporzionale alla capacità dei soggetti coinvolti di farselo bastare. Proprio come più si ha, meno si è capace di ammettere di essere felici. Simone Sabatin! Forza Lutate! Di Treviso, il primo di Carta Carbone, adesso possiamo dirvelo, il campione italiano di Poetry Slam, Simone Sabatin, che sono ancora più felice di aver invitato per primo 10 anni fa uno slam di cazzo in un paese del cazzo e che adesso andrà in storia a far vedere come facciamo la poesia in Italia. È finita, viva la poesia e siamo pianti lo slam, prendete un microfono, chiamate degli amici e organizzatelo da solo, da soli non servono capitali, servono solo parole, fantasia e voglia di esserci di nuovo in un altro modo, e io sono il vostro umile MC.